Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Sono qui a condurre questa nuova trasmissione che si chiama L'Orto di Rosanna, per una nuova vita su una nuova radio meravigliosa, New Life Radio. Mi presento, mi chiamo Rosanna Marani, sono stata giornalista, ho lasciato la mia traccia nel mondo del giornalismo. Sono stata la prima donna a diventare giornalista professionista con la Gazzetta dello Sport, roba vecchia. E non posso raccontare in 170 caratteri o 170 parole quello che ho fatto, anche perché è roba passata. Vorrei raccontarvi quello che sono. Oggi io sono un poeta. Ho vinto con Veglia il primo premio assoluto al concorso Mille Voci per Alda. Sta per uscire un libro che si chiamerà Possessione, P' Ossessione, edito da Vincenzo Ursini Edizioni, che ha organizzato questo meraviglioso concorso nella meravigliosa regione Calabria. Sta per uscire un CD titolato Possessione, P' Ossessione, di poesie in note. Sì, perché alcuni maestri di musica hanno voluto onorarmi con la loro musica, con le loro composizioni. Addirittura alcuni hanno composto appositamente per le mie poesie. Sono nata giornalista e morirò artista. Il mio talent scout si chiama Gian Antonio Rando, un musicista che mi ha scovato in rete. Ho la mania di leggere le mie poesie con la mia webcam nel mio canale YouTube. E così ha deciso di produrmi col Madcap Studio e col boss Gianfranco Tassella, ma non è finita, ci esibiremo anche in spettacoli live a Roma, in questo studio. Col maestro Stefano Pagni abbiamo già fatto una prova generale, è andata bene, ha riscosso un buon successo di pubblico. Perché sono qui? Perché io voglio parlarvi di poesia e voglio parlarvi di animali. Ricopro il ruolo di volontaria, responsabile comunicazione web della federazione, che riunisce sotto la sua ala protettrice ed è nominata quale sindacato degli animali e dell'ambiente, le più grandi associazioni che tutelano la vita, animali e ambiente, italiane. EMPA, LAV, OIPA, Lega del Cane, LEIDA, è la federazione voluta dall'onorevole Michela Brambilla. E la poesia l'ho imparata proprio dagli animali. Noi siamo bestie spesso, dovremmo ricordarci di essere invece animali. Ho imparato da loro la purezza, la bellezza, ho imparato da loro l'emozione, l'istinto. Loro non mettono tutto quello che è partorito dal nostro ego, loro mettono soltanto quello che sono. L'animalità. Bene, io faccio collezione, una collezione bizzarra. Colleziono anime, anime speciali, anime rare, anime che hanno una feritoia nella quale lasciar passare la luce della bellezza. Mi dicono che io arrivo a queste anime con le mie parole. Beh, io con questa trasmissione voglio arrivare direttamente al vostro cuore. A presto, allora.